Negli ultimi tempi sembra che tutto sia una startup. Ma che cos'è una startup? Il nuovo bar sotto casa è una startup? La bellissima pizzeria del nuovo quartiere è una startup? No, perché la startup, per come la si intende come azienda innovativa dotata di particolari caratteristiche che le consentono di crescere velocemente e di scalare, non è una nuova impresa. O meglio, la startup è una nuova impresa, ma una nuova impresa non è necessariamente una startup. E in questo video parliamo proprio delle caratteristiche distintive di una vera e propria Siamo Giulia Alessio, siamo cofondatori di Startup X, community incubatore online di startup. In questo primo video torneremo alle basi, parleremo di che cos'è una startup. Ci affideremo a tre definizioni, le più importanti definizioni che ci sono sul mercato. La prima di Steve Blank, che è imprenditore della Silicon Valley, dice che una startup è un'organizzazione temporanea in cerca di un business model replicabile e scalabile. Qua l'attenzione c'è da fare sull'organizzazione, sulla parola temporaneità, perché infatti la startup non è per sempre, cioè quindi un'azienda non può continuare ad avere tanto tempo l'utilizzo del termine startup. Poi vedremo nelle definizioni un po' più approfondito per quanto tempo in Italia si può essere startup. Invece, secondo Eric Ries, che è ideatore del movimento Lean Startup, una startup è un'istituzione umana concepita per offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema incertezza. Qua mi piace molto due particolarità: il fatto che sia un'istituzione umana, perché per quanto si parli di cose tecnologiche e innovazioni, non dobbiamo dimenticarci che comunque è formata da persone, cioè sono persone che sono dietro che creano questa istituzione umana, che creano questa azienda. E l'altra è il fatto di essere in condizioni di estrema incertezza. Fare startup vuol dire proprio anche questo, perché si crea qualcosa di nuovo e quindi si deve creare il percorso strada facendo, non si va su una strada che è già stata percorsa. Paul Graham, invece, che è il cofondatore di Y Combinator, dice che una startup è una società concepita per crescere velocemente. Parola chiave, la velocità, perché se fai startup vuoi crescere in modo veloce, ma anche in modo estensivo, diciamo, in tanti paesi in poco tempo, eccetera, eccetera. E vedremo adesso le caratteristiche fondamentali, infatti. Esatto, appunto. Dopo queste definizioni vediamo allora le caratteristiche fondamentali che definiscono una startup. Innanzitutto la prima è la replicabilità, ossia la startup deve essere in grado di essere replicata velocemente all'estero, quindi in vari stati. Chiedetevi quindi se la vostra idea di business, appunto, può essere applicabile all'estero. Immaginate TikTok. TikTok, quando è stata lanciata, è stata esternalizzata, quindi esportata all'estero con praticamente nessun tipo di adattamento se non la traduzione delle grafiche, ma è stata facilmente esportabile. Immaginate invece cosa si dovrebbe fare per portare all'estero un secondo, aprire all'estero un secondo ristorante, le licenze, il personale, la lingua, il cambiare la traduzione ai menu, L'affitto. regolamentazioni diverse, l'affitto, tantissime cose che non sono applicabili. Quindi ad una startup. La startup deve essere in grado di essere replicata all'estero velocemente. Il secondo punto è quello della scalabilità, ossia deve avere le caratteristiche che le consentano di scalare, quindi di crescere velocemente utilizzando un numero meno proporzionale di risorse. Quindi immaginiamo Facebook oppure appunto TikTok. Costa TikTok passare da 1000 utenti a 100.000 utenti. Sicuramente dovranno pagare di più per quanto riguarda i server e l'hosting e il marketing, però tutto questo sarà molto meno che proporzionale rispetto alla crescita possibile. Allo stesso tempo, un ristorante che non è una startup, per raddoppiare il proprio fatturato e i propri tavoli, dovrebbe affittare dei nuovi spazi, dovrebbe assumere del nuovo personale. Quindi la sua crescita non è scalabile perché non cresce in modo meno che proporzionale rispetto Le al risorse. fatturato. Esatto. Altra caratteristica è l'innovazione intrinseca, che sia di prodotto o di servizio, una startup deve nascere per rispondere a un'esigenza, a un bisogno che sia latente oppure già emerso, e lo fa con innovazione. Quindi non possiamo pensare a una startup senza la parola innovazione all'interno. Quindi nascono le startup per sconvolgere quello che è lo status quo, quindi per fare un netto cambiamento rispetto a quello che si faceva in passato. Non so, in passato si faceva l'insegnamento tradizionale in aula, alcune startup adesso stanno inventando completamente tutto un modo di utilizzare il web, forzato dalla situazione, però un cambiamento radicale da quello che era in passato, e così tante altre
startup in un modo magari diverso l'una dall'altra. Altra cosa, come menzionavo prima, è la temporaneità, il fatto che un'azienda rimane startup, cioè la durata della startup è limitata nel tempo. In Italia per legge sono 5 anni, proprio per avere i benefici fiscali, eccetera, che si porta dietro lo status di startup. Mi sa che è stato prorogato a 6 anni con il Covid, però comunque ogni stato ha le sue regole, ma c'è sempre una temporaneità nel termine, quindi una fine. Dopodiché uno può fare exit, diventare una PMI, fallire, insomma, fare un altro tipo di percorso come azienda normale oppure come espandersi e poi magari fare exit o altre, o quotarsi in borsa o in altri modi. Esatto. Quindi, riassumendo, un'azienda, il bar sotto casa è una startup? No. Una pizzeria sotto casa? No. No. A meno che non inventi un format tipo quello che ha fatto McDonald's tanti anni fa, che le Esatto. consenta di crescere velocemente, attraverso, per esempio, il metodo del franchising. Comunque, se hai guardato questo video, se hai un'idea di business e non ti sembra corrispondere a queste caratteristiche per essere una startup, non ti preoccupare, non c'è assolutamente niente di male. Può essere un lifestyle business, ossia un business che porti avanti senza avere ambizioni di fatturati milionari, oppure può essere un'attività di consulenza che per definizione non scala perché si basa sul tuo tempo e sulle tue Competenze. competenze e capacità. Bene, noi abbiamo finito con questo video. Seguici su startupgeeks.it e a presto! Facci sapere se ti è piaciuto o se hai qualche miglioramento da dirci.